la manovra, il disegno che state dipingendo rispetto a come si sta muovendo il governo rispetto a questo provvedimento è chiaro e sinceramente lo faccio mio. È chiaro il piano mediatico innanzitutto, perché si è dato un eccesso di rilevanza a quello che è successo al Colosseo con un'interruzione che non è stata nemmeno un ritardo di apertura di 3 ore, non si tratta nemmeno, è stato utilizzato come pretesto, ma è una cosa incredibile. Quando qualche settimana fa, mese fa, certo, non era il Colosseo, era Euro Disneyland, 40.000 persone che non hanno avuto la possibilità di fruire di questo parco giochi e la polizia ai turisti ha detto: mi spiace, ma questo è un diritto dei lavoratori e quindi ve ne tornate un'altra volta. Qui, se parliamo di tutela del patrimonio artistico-culturale, la tutela rimane perché è già previsto per legge la vigilanza e la cura del bene. Quindi di cosa stiamo parlando? Vogliamo trovare, agire ancora rispetto ai diritti di sciopero, ma perché si crea disagio? Ma gli chiedo anche al Presidente magari di intervenire, cioè lo sciopero ha senso perché crea un certo disagio, altrimenti di che cosa stiamo parlando? E non si può paragonare a situazioni quali la sanità e cose di questo genere. E poi dobbiamo anche ricordarci che anche attraverso lo sciopero in questi decenni si sono ottenute anche qualche conquista sociale, non indifferente nei decenni. Io però volevo rivolgere una domanda al rappresentante della FLP. Quando a un certo punto parlava di quei pescecani che non permettono di realizzare degli introiti che immagino la pubblica amministrazione cioè potrebbe ottenere grazie alla gestione di questo patrimonio. A un certo punto ha fatto riferimento alla società in regime di proroga che hanno delle royalties molto importanti, ma oltre a questo c'è anche dell'altro che magari non ha esplicitato, ci sono altri interessi. Io conosco, mi è stato riferito, spero di non sbagliarmi, che oltre il 70% degli introiti derivanti dal fatto che il Colosseo è un'opera così, sì, un'opera architettonica così importante che è visitata da molte persone, il 70% degli introiti vanno ai privati, per esempio, e magari potrebbero arrivare allo Stato e quindi avere quei soldi sufficienti per poter investire in cultura, anziché andare a chiederli ai privati, perché qua abbiamo avuto prima di voi dagli altri uditi che continuano a chiedere l'intervento dei privati, ma se sono loro a lucrare, lo Stato e i cittadini, che cosa ci guadagnano? E io vi ringrazio per i vostri No, la interventi. ringrazio No, per la mi domanda. scusi. Oh, per dare una risposta all'onorevole che chiedeva, Cominardi, che chiedeva che cosa c'è in ballo. Intanto, allora, le stime, le percentuali, no? Cioè, io le ho citato le percentuali che prende attualmente Lecta Mondadori, che è la società mandataria ai nati per quanto riguarda l'archeologica a Roma e tutta l'area centrale archeologica. I nati con Coop Culture, quindi una sorta di compromesso storico commerciale, non so se vi è chiaro il concetto, no? Coop Culture e Lecta Mondadori. Allora loro prendono il 14% sui servizi di biglietteria e quindi dice vabbè, comunque in una situazione di proroga che dura da anni, eccetera. Ma quello che loro, perché la percentuale sale, come diceva il collega precedentemente? Perché alcune altre attività, in maniera unilaterale o comunque con accordi all'interno di quell'amministrazione, quindi diventando padroni a casa nostra in qualche modo e con una forza e un potere contrattuale enorme, hanno ottenuto ulteriori elementi e vantaggi, quali le visite guidate, cioè tutta l'esternalizzazione dell'attività della didattica. L'aumento del biglietto quando ci sono delle mostre. Adesso sentivo, stavo alla fermata, sentivo l'altoparlante che diceva 3 euro in più per la mostra, 6 euro in più per la visita ai sotterranei, eccetera, eccetera. E su tutte quelle attività non c'è neanche un centesimo che arriva allo Stato. L'inchiesta fatta da giornalisti investigativi del Fatto Quotidiano, uscita recentemente, parla di incassi per quella realtà, per quell'unica realtà di 15 milioni e 400 mila euro all'anno. Non solo, noi aggiungiamo che i lavoratori coinvolti in queste attività, che non sono coperti dal contratto pubblico,
anche se non rinnovato da 6 anni, sono reclutati nei modi più disparati. C'è chi lavora col contratto dei servizi, chi col contratto della cultura e chi addirittura reclutato da società interinali e viene pagato 3,50 euro l'ora. Se questo è il modo di fare l'imprenditore con il settore culturale, beh, sono capaci tutti, pure io. Bene, la parola a Domenico Blasi.